Buongiorno, sono Luca Caruso, Application Engineer Consultant di Severo Drive. Lo scopo di questo tutorial è far vedere come configurare le apparecchiature inverter e PLC utilizzando le funzioni MoviKit Velocity e Positioning, che permettono con molta semplicità e senza la necessità di scrivere del codice nel PLC di gestire le funzionalità dell'asse in modalità velocità e posizionamento. Partendo da un progetto di esempio costituito da un MoviC controller standard UHX25 con scheda Profinet, ma potrebbe anche essere Ethernet IP o Modbus TCP per la comunicazione con un PLC superiore di terze parti, e due inverter della serie MoviDrive System. Andiamo ora a vedere come inserire l'applicazione all'interno di ogni azionamento. Tramite la mezzaluna inseriamo, in questo caso, il MoviKit Velocity per il primo asse. Nel secondo asse, che vogliamo utilizzare come posizionatore, inseriremo il Positioning. Ora è da configurare all'interno di ciascun asse l'area di scambio dati con la CPU. Tramite la funzione FieldBus Interface viene attivata la comunicazione con la CPU. Ecco ora disponibili le variabili in scambio. In questo caso l'area di memoria prevede 5 word in ingresso e 5 in uscita, perciò il nostro offset partirà da 1 e arriverà a 5. La stessa cosa ora andremo a fare per la parte di posizionamento. Questa volta però, essendo il secondo asse, l'offset partirà da 6. Ora va abilitata la comunicazione all'interno della CPU. Tramite l'icona FieldBus si procede all'attivazione della comunicazione verso gli azionamenti e l'attivazione della comunicazione verso un PLC superiore, in questo caso con la comunicazione Profinet. Fatto ciò, è possibile generare il codice del PLC. Ora vediamo come si presenta l'interfaccia di controllo e comando da parte del PLC. È necessario, per avere questa interfaccia di controllo, abilitare uno script FieldBus Monitor. FieldBus Monitor ora è presente nel nostro albero delle funzioni e cliccando sull'icona appare l'interfaccia di gestione. Andiamo ora online con la CPU. Ecco qui che a sinistra nel menu Module Number si ha la possibilità di selezionare l'inverter da monitorare o comandare. Nel nostro caso 1 per quello in velocità, 2 per quello in posizionamento. I valori presenti nei campi PDIN e PDOUT mostrano le formazioni scambiate via bus in modo trasparente verso il PLC superiore. La definizione delle control word e status word sono descritte nel manuale MoviKit Positioning e Velocity. La mappatura è la medesima per la modalità velocità e la modalità posizionamento. Qui sono descritte quali funzioni sono disponibili per entrambi i pacchetti o per uno solo. Per prendere il controllo dell'applicazione è sufficiente agire su i tasti in alto. In questo caso siamo in sola visualizzazione. Ora passiamo a controllo. In questo modo, selezionando per esempio l'inverter in velocità, possiamo andare a scrivere un riferimento, un valore di accelerazione, di decelerazione, abilitare il drive e dare lo start. Vediamo qui in risposta la velocità attuale, la coppia attuale e i vari stati del drive. Stessa cosa possiamo fare per il posizionamento, abilitare l'inverter, inserire anche qui un valore di velocità, accelerazione, decelerazione. Possiamo eseguire tramite l'operating mode l'azzeramento del drive, quindi il reference. Eseguito l'azzeramento, si può procedere per esempio a un posizionamento assoluto, inseriamo una quota e diamo lo start. Ecco che il drive si è posizionato alla quota di set point. A questo punto
possiamo dare quota 0. Per tornare alla modalità visualizzazione e resettare i valori che abbiamo forzato con questa maschera è sufficiente ricliccare sul tasto di visualizzazione. I valori vengono resettati e l'applicazione torna a essere controllata esclusivamente dal PLC. Un grazie per aver assistito a questo tutorial e arrivederci al prossimo.